Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Ulisse Fuck You Time. È tipo da un fottio di tempo che non faccio, quindi ehi, benvenuti in questa nuova puntata. Come state? Tutto bene? Io sì, sto bene, me la cavicchio e tutto a posto, più o meno. Sì, va bene. Allora, vi ho chiesto su Facebook di farmi un sacco di domande, me le avete fatte, ma prima di rispondere a quest'ultime voglio fare delle premesse. Come avete visto, sto pubblicando un po' meno video perché sto facendo dei piccoli testing, perché ogni volta che faccio un vlog vi spiego che nel mio canale faccio dei test per vedere cosa potrebbe essere più figo, cosa non potrebbe essere più figo, e poi se qualcosa vi piace la continuo, cosa giustissima che fa un po' tutti, quindi... ehi, così funziona YouTube. E quindi, come vedete, stanno facendo un po' meno video. Sto cercando di capire se potrebbe andare bene oppure no. In ogni caso, fatemi sapere sempre i vostri pareri. Ma iniziamo con i fuck. È per quello che siete voi qui, vero? Sì, che è per quello. Allora, sto prendendo le domande sul mio Nokia Lumia, sulla mia pagina Facebook, che vi lascio qui sotto in descrizione. Se non siete ancora iscritti, o comunque non è più iscritti, ma avete messo mi piace, fatelo adesso, perché così potrete sapere quando ci saranno nuovi Fuck You Time. È importante, mi raccomando. Allora, la domanda ce la fa Davide Calafato, che dice: fuck, se ti chiedono vorresti ritornare da GG, la risposta è no, perché dopo i vari avvenimenti che sono succeduti nel tempo, io penso di non tornare sicuramente nei GG, non per nulla proprio. Penso sia la stessa cosa che non vorrebbe fare Xander. E però sicuramente sì, mi chiedessero magari vuoi fare qualche partita con noi, magari che ne so, una partita di League of Legends, uno o due partite di League of Legends, direi sì, volentieri, perché è bello giocare, si può giocare anche con le persone con cui in effetti adesso non hai più rapporti, quindi yeah, magari giocare sì, tornare no, mi dispiace. Matteo Orso invece ci chiede se farò mai una serie sulla Sky Factory. Allora, ci stavo pensando, a Sky Factory è il modpack, l'ho provato anche live un bel po' di tempo fa, quando uscì addirittura nella fase alfa, era beta mi sembra. E sinceramente devo dire che era bella come cosa, mi somigliava comunque tantissimo alla Grand Skies, che era una bellissima serie. Però rispetto alla Grand Skies non ha delle quest fighe, nel senso ha un paio di quest ma non sono fighe e interessanti, quindi per quello non le farò. Quindi niente Sky Factory, perché diciamo preferisco fare una Grand Skies 2, che uscirà fra un paio di mesi probabilmente, che una Sky Factory che alla fin fine non ha nulla dentro. Quindi nope, niente Sky Factory, magari la Grand Skies 2 in futuro. Sempre Matti Orso ci chiede se mi piacerebbe fare una serie difficile in coop sul canale. Sì. Oggi è uscito un qualcosa, voi direte che cosa è uscito, andate a vedere il video delle 13, scoprite che cosa è uscito, quindi ditemi se vi piace quella nuova serie. Vi ho già spoilerato una nuova serie, quindi già siamo simpatici, vero? Siamo simpatici. Gabriele ci fa un'affermazione che in teoria non è una fuck, però ehi, è un'affermazione giusta, Xander è un trattore. È vero, in verità è un grande trattore, è una cosa importante, sarò a Romix, a casa di Xander, ovvero a Roma, presto, quindi yeah, dopo magari ne parlo, perché ho visto che c'era una domanda anche sulle fiere. Rosa Schiavo invece ci chiede come è nata il mio nickname Zolizio 1986. Il mio nickname ha due storie in verità, ne ho detto già una nel video dei 20k che vi lascio qui, però c'è una seconda storia, ovvero Ulisse è anche un personaggio storico, che in teoria non è proprio storico, è un personaggio letterario, ma mi piace un sacco perché rispecchia molto le mie abitudini, nel senso Ulisse era colui che andava in giro a cercare sempre cose nuove, cose interessanti, ma soprattutto era un amante della conoscenza, lo sono anch'io, quindi è anche questo uno dei motivi che mi ha spinto a usare il nickname Ulisse. Elina ci chiede come mai ho questa foto sul profilo di Facebook, presumo anche quello di YouTube, visto che comunque è uguale, ovvero un piccolo essere che è un demone di Aono Exorcist, un anime, cioè è del film di Aono Exorcist. Esattamente mi è piaciuto un sacco quel film, e quando vidi quel demone dissi niente, quel demone rimarrà per sempre nella storia e sarà il mio avatar, ed è per questo che attualmente è il mio avatar di YouTube e anche di Facebook, e non penso di cambiarlo su YouTube, anche su Facebook
Facebook, magari inserirò qualcos'altro in futuro, però per quanto riguarda YouTube resterà lui, perché lui è una delle mie icone del canale, quindi lui è colui che è nato tantissimo tempo fa e rimarrà lì per sempre. Quindi ha uno Exorcist, se non l'avete visto andate a vederlo, così almeno capirete chi è lui. Non ricordo il suo nick sinceramente, perché infatti l'ho visto anche una volta il film, quindi non ricordo precisamente il suo nome, però era comunque un essere troppo puccioso, quindi doveva restare come per forza. Leonardo ci chiede, ora lo leggo perché è un po' lunga. Alcuni dei GG sostengono che hai condizionato tu anche Xander a uscire dai GG e che lo hai manipolato. Cosa ne pensi, Ciaoli? Allora, penso che sia una domanda abbastanza stupida, nel senso che quell'affermazione, ovvero quella di manipolare una persona come Xander, è tipo stupida. Perché ve lo spiego? Perché tutti conosciamo Xander e... capitemi, è impossibile manipolare Xander. Quando gli dici una cosa, lui fa tutto il contrario di quello che gli dici, quindi capitemi che è impossibile manipolare una persona del genere. Anche se in realtà conosco persone che della sua età che sono state manipolate, quindi magari è una domanda lecita, ci potrebbe fare. Comunque no, l'affermazione è sbagliata e non ho manipolato Xander, in quanto conosciamo tutti Xander e in definitiva no, non l'ho manipolato in nessun modo. Anzi, forse è lui che manipola me. Vuole che io porti gli attrattori con me. Quindi sì, mi stanno manipolando, ragazzi. Fermatelo prima che sia troppo tardi. Filippo ci chiede: se è nato prima l'uovo o la gallina? Questo è uno dei misteri più grandi del mondo. In teoria è nata prima la gallina o prima l'uovo? Bella domanda. No, è nato prima l'uovo. L'uovo perché è una cellula, nel senso che è l'essere unicellulare più grande al mondo. E quindi sì, è nato prima lui, essendo come un batterio più o meno. Yeah, viva la gallina. Niente però per lei, meglio l'uovo. Sì, sicuramente. Azzarello Marco ci chiede: qual è il mio sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto attualmente è quello di poter vivere facendo quello che mi piace fare, ovvero qualcosa che riguardi la branca dell'informatica. Ora non so benissimo quale potrebbe essere il mio prossimo lavoro nel futuro, anche se in realtà comunque sono già al quinto superiore. E penso che comunque il mio sogno nel caso sia comunque fare un lavoro che mi piace e che mi soddisfi principalmente. Mi soddisfi, sì, principalmente, perché se un lavoro non ti soddisfa non è buono farlo, anche se in realtà ti sostiene economicamente. Perché? Perché ti porta stress, ti porta a avere problemi con gli altri nelle relazioni, perché quando tu sei stressato tendi a sfruttare questo stress e a usarlo contro gli altri. Mi è capitato molto spesso, sia nella mia vita su YouTube sia nella mia vita normale, di incontrare persone che avessero questo tipo di problema, e devo dire che a me non è piaciuto per niente. Quindi se dovessi fare un lavoro bello, fare un lavoro che mi piace, e il mio sogno di casa è proprio questo, di trovare un lavoro decente, figo, che magari non è nemmeno retribuito troppo, però che sia figo per quello che penso io. Quindi se mi piace va benissimo. Giuseppe Troianello, ok, dovrebbe essere giusto, ci dice: cosa ne penso di fare una serie con noi, in questo caso penso voi iscritti, magari 3 o 4. Penso che la cosa migliore sia usare la Supplay, che comunque è una serie in live che sto portando avanti. Ho fatto circa una puntata, magari anche due oggi, sì, oggi sarà la seconda puntata. E in teoria lì è come una serie con voi, in quanto comunque stiamo su TS, parliamo, ci sono delle estrazioni, e poi le puntate vengono, diciamo, riepilogate sul primo canale. Quindi è una serie con voi, un po' più semplice del normale, però comunque una serie. Quindi sì, si potrebbe fare della Supplay. Alessandro Abatino ci chiede se farò una serie survival. Presumo che si riferisca a Vanilla. Sinceramente ho provato a giocare una serie Vanilla, ne ho fatte ben due sul canale, nella storia del canale comunque. E in definitiva non mi attira molto, nel senso che il Vanilla base è figo sì, ma giocarlo da solo penso sia abbastanza stupido, nel senso che non c'è molto da fare. Sì, fai delle costruzioni belle, ma poi niente. Non è come un Ulysses che a fine posso gestire al meglio, posso fare un sacco di cose belle, no, è molto limitata e non mi piacerebbe tantissimo. Quindi nada, per adesso penso che non ci sarà una serie survival sul mio canale, survival vanilla intendo. Magari in futuro qualche custom map sì, come magari quella che stiamo facendo dello space, comunque nello spazio, però non survival, niente ragazzi,
Flavio Cananzi ci chiede qual è stato il mio primo gioco finito al 100%. In verità non ricordo precisamente se fosse finito al 100%, ma posso esserne abbastanza sicuro. È stato Beyblade sul Game Boy Advance. Tipo, ricordo che comprai quel gioco abbastanza esagerato dal fatto che c'era Beyblade, perché comunque al tempo Beyblade, Dragon Ball, Digimon, Pokémon erano le cose che mi piacevano di più. E tipo comprai quel gioco e all'inizio non seppi giocarci, però dopo un annetto tipo che l'ho ripresi, vabbè, proviamo di nuovo a giocare, imparai un po' come erano le varie combo e tutto quanto, e mi ricordo che stavo alzato fino alla notte tardi a finirmi i tornei, perché lì c'erano i tornei mondiali, tu viaggiavi per tutte le zone. Non ricordo bene come si chiamava il gioco, magari se me lo ricordo ve lo metto da qualche parte qui. E era una figata pazzesca, tipo è stato uno dei giochi più belli che avevo mai giocato ed è stato divertentissimo come gioco, quindi ve lo consiglio se avete ancora un Game Boy o comunque se avete, magari dovete provarlo sul PC visto che comunque esistono le room per 24 ore. E sì, è stato quello il primo gioco finito al 100%. Poi ci sono altri giochi, però non me li ricordo adesso precisamente. Ricordo sicuramente Beyblade, che sono sicuro al 100%, forse 99, che l'ho finito. In ogni caso era un bel gioco, Beyblade. Raffaele ci fa un'altra affermazione giusta e utile che dobbiamo tener conto, ovvero la domanda più epica del secolo: Xander puzza ed è un treno. Non so se è una domanda o un'affermazione, ma la verità è che non puzza, però è un treno. È un treno o un trattore. Quindi fate attenzione quando vedete Xander, ricordatevi, lui è un trattore, può essere anche un treno. E se non l'avete visto, Xander ha ricevuto alcune lettere durante il video game show, le ha sbustate e ha trovato qualcosa di interessante, però non vi spoilerò nulla, quindi vi lascio il link al suo video. Andate a vedere che diamine ha trovato lì dentro, perché tipo cose strane e belle. Giuseppe ci chiede se farò un altro gioco con mia sorella, comunque un altro video con mia sorella. In effetti puntavo a farmi qualche altro video con mia sorella, anche se è difficile convincerla perché non gli piace troppo fare video. Comunque alla fine mi sembra giusto e... come me, magari alle prime armi, che non sapevo che diamine dovevo fare. Quindi magari riesco a convincerla e ci facciamo qualche gioco horror, perché in effetti io volevo fare quello. Perché Minecraft sì è bello, però lei non lo capirà mai, perché è troppo strana come ragazza. Quindi nada. Magari sì, si potrebbe fare qualche gioco horror. Se avete delle idee fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Oppure potremmo fare il solito Outlast che fanno un po' tutti, però è comunque sempre un gioco horror, quindi perché no. Nicole Monaco ci fa una domanda bella lunga, che è questa: ma perché c'è stato questo tuo cambiamento? Da persona timida, simpatico e trasgressivo, le persone cambiano, non è una risposta accettabile. La risposta è perché su YouTube comunque sono passati un paio di anni e quindi è più facile rapportarmi con voi, nel senso pian piano migliora il rapporto anche con una webcam, perché attualmente sto parlando con una webcam. All'inizio ero un po' più scettico, dicevo che diamine devo parlare con una webcam, davvero perché devo farlo? E diciamo che a lungo andare, facendolo 1, 2, 3, 4 volte, si impara a cambiare e a passare con la timidezza. Alla fine non penso sia un grande difetto il essere meno timido. Magari in realtà lo sono ancora, perché quando arrivate voi sono abbastanza, dico oh mio Dio, sì, vogliono salutarmi, e rimango un po' interdetto. Però per quanto riguarda YouTube penso comunque che questa timidezza stia via via sparendo, e ormai comunque non trasgressivo, perché comunque non c'entra nulla trasgressivo. Magari un po' più sicuro di me, direi di sì, lo sto diventando sicuramente, quindi è questo uno dei motivi, ovvero il tempo sta passando e sto sempre più facendo i conti con YouTube, che mi sta facendo avere un sacco come esperienza di vita. Domizia ci chiede a quali fiere parteciperò. Come ho già detto all'inizio, parteciperò a Romix, che sarà dal 9 al 12 mi sembra, o dall'8 al 12, non lo so, comunque, ma il fatto che sarà dal giovedì alla domenica. Allora, il giovedì non ci sarò sicuramente perché arriverò in quel giorno a casa di Xander, ma dal venerdì alla domenica dovremmo esserci sicuramente noi e i Feebag, e probabilmente saremo nello stand di Toms, in quanto Toms, da quello che ho capito, quest'anno vuole avere uno stand a Romix. E se è davvero così sarò felicissimo, perché l'anno scorso mi sono divertito un casino a Romix, e se ho uno stand, ovvero un posto in cui posso stare con voi e voi siete sicuri dove trovarmi, perché molto spesso mi è capitato l'anno scorso di persone che dicevano Ulisse non ti ho trovato, trovare, avere un punto di riferimento è utile. Quindi se ci sarà uno stand o sarà qualcosa, vi avviserò una settimana prima o comunque qualche settimana prima, anche perché comunque Roma è una delle città più belle
d'Italia, è una delle più belle città dove fare una fiera, quindi se avete voglia di spendere dei soldi e andare a una fiera, venite a Romix perché vi divertirete un sacco. La mia prima esperienza di fiera è stata a Romix e devo dire che è stata fantastica. Non ho trovato ancora nessuna fiera, anche se ho partecipato comunque a un paio di altre fiere, che mi ha riempito completamente l'animo come ha fatto il Romix. Quindi è a Romix, GG. Ciprian Propa ci chiede perché non faccio un video al giorno della Matter Energy. Questo è una delle cose che non vi ho detto ancora, ma essenzialmente sto cercando di variare il video delle 13. Come vedete non sto uscendo troppo spesso la Crazy Craft, ma sto cercando di variare il video. Esce quindi per esempio un giorno la Matter Energy, un giorno la Crazy Craft, un giorno Clash of Clans e vari altri giochi, perché così posso variare il gameplay e posso concentrarmi più sul montaggio e il rendering del video. Come vedete la Matter Energy 4 è iniziata in un modo diverso rispetto alla 3. Stiamo facendo dei tagli, molti tagli. Faccio un esempio: un video di 20 minuti come quello del secondo episodio, un video di 23 minuti come quello del terzo episodio, più o meno sono usciti dagli 11 ai 14 minuti, quindi come vedete stiamo cercando di tagliare le parti noiose e poco interessanti e portarvi il massimo della Matter Energy e del divertimento assoluto. Quindi è per questo che non faccio un video al giorno di Matter Energy, perché non è semplice registrare e poi montare dopo il video, quindi faccio registrazioni, prima le monto e poi le faccio uscire, quindi uscirà molto meno spesso, quindi massimo 2-3 puntate alla settimana, ma spero comunque che possano divertirvi. Gaetano ci chiede che scuola ho frequentato e quanti anni ho. Ho 19 anni quasi, nel senso che ne farò comunque 19 fra qualche mese, ovvero agosto. Sì, sono un paio di mesi, vabbè, fa nulla. E faccio il quinto superiore del liceo scientifico, quindi sono all'ultimo anno e uno mi ha detto tipo sembri giovane. Può darsi, lo so, tipo sembro più giovane rispetto a quello che realmente ho di anni. Però capita, fa nulla, lo so che sono giovane, capita. Bene ragazzi, siamo arrivati qui alla fine del Fuck You Time. Vi propongo di lasciare altre domande qui sotto per il prossimo Fuck You Time, che sarà probabilmente settimana prossima se riusciamo. E come avete visto apparirete qui, come è successo per gli altri, per i vari commenti che lascerete, per se la domanda vostra è stata scelta. E noi ci vediamo nel prossimo video, che sarà più tardi alle ore 20, ovvero l'Ulissecraft. Da Ulisse è tutto, ciao ciao ragazzi.